Un'informazione di servizio, perché qualche giorno fa vi avevo parlato dell'imminente tour di Vasco Rossi. Sì. E insomma, come vi ho detto, a lui mi lega un bel rapporto, sia quello di fans che l'esperienza di aver collaborato con lui, quindi insomma sono contenta quando parlo di Vasco. E volevo informarvi che la data zero sarà a Mantova, il 2 ottobre, inizierà ufficialmente il suo tour e gli iscritti al suo fan club potranno accedere gratuitamente, quindi chi è interessato può andare sul suo sito vascorossi.net e troverà tutte le informazioni per accedere. Tu sei fra quelli per caso, non lo so, questa vaga impressione. No, io non sono iscritta al fan club, no. E poi lo staff di Vasco ha annunciato anche le prime date europee, io ve ne dico qualcuna: il 4 maggio a Londra, il 6 maggio a Bruxelles, l'8 maggio a Zurigo, il 12 maggio a Berlino, e i biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni. Chi fosse in giro per l'Europa magari vuole ascoltare Vasco, insomma, sa che può farlo, no? Esatto. Poi, insomma, oggi è una giornata un po' così perché, insomma, sono anche triste per gli eventi di ieri, mi riferisco alla morte dei nostri ragazzi in Afghanistan. E io non è che ho parole che non siano già state dette, quindi fuggo dalla banalità ed evito qualsiasi commento, sono sicura che capirete tutti. Sì, anche noi, insomma, abbiamo dato la notizia, però ci siamo astenuti da qualsiasi commento ulteriore. La cronaca è cronaca, dovevamo dirlo, insomma, certo. Era giusto dirlo, però io penso ci sono pochi commenti da fare alla fine quando c'è qualcuno che muore, quando sono dei ragazzi che muoiono. Esatto. E poi insomma, Antonella, oggi sono emozionata perché è l'ultima puntata. Sì. Siamo stati insieme un mese e mezzo. Guarda, ma a me sembrava tantissimo, ti dico la verità, quando mi hanno detto 6 settimane, ho detto, oddio, come farò 6 settimane, che cosa devo dire in tutto questo tempo? Poi alla fine sono passate, no? Io spero piacevolmente, insomma, per i nostri ascoltatori, me lo auguro. Ma lo sai, anch'io ho detto chissà cosa dirò in queste 6 settimane, in realtà insomma abbiamo detto molte cose, abbiamo informato, insomma sono contenta, il risultato mi sembra positivo, no? Io lo spero, insomma, io sono contenta di come è andata, tutto sommato, insomma, mi rendo conto che ogni tanto, insomma, magari c'è stato qualche errore, qualche piccolo certo. Cosa che non andava, però, insomma, era la prima esperienza per tutte e due, no? Spero sì, che i nostri infatti, ascoltatori siano clementi in questo. Ecco, appunto. E insomma, anche oggi avrei tantissime cose da dire, però più di tutti vorrei lasciare tutti i nostri ascoltatori, i miei amici qui a Roma che insomma ogni giorno si sono collegati al vostro sito, con un messaggio di speranza e di amore. E siccome io non sono bravissima con queste cose, lo testimone anche il fatto che l'altro giorno ho lanciato un abbraccio e nessuno ci ha capito niente, quindi ho chiesto aiuto ad un mio amico. Si chiama Marco Musso, è uno scrittore e regista, ha scritto un libro, si chiama Lacrime dal cielo, e poi ha collaborato con molti artisti importanti, tra cui Laura Pausini, Vasco Rossi, ha persino realizzato un video per Avril Lavigne che è stato molto apprezzato ed è stato anche nel programma TRL di MTV nel dicembre del 2007. Però lo invidiamo un pochettino. Infatti. Allora, ieri ho chiesto a Marco come potevo salutare i miei ascoltatori e come lanciare un messaggio d'amore. Che bello. Infatti, io avrei voluto dargli molti dettagli, però pare che non gli siano serviti, perché come tutti voi non ha bisogno di molte spiegazioni. E mi ha scritto una poesia molto bella, si chiama Lo scrigno del cuore. Però, che bello. Ve la posso leggere? Abbiamo qualche minuto? Certo, ci piacciono queste cose. Vai pure, Giorgia. Allora, oggi ho aperto quello spazio segreto, il mio scrigno del cuore che da tanto non vedo. Oggi ho rivisto nuovamente la luce, col suo velo leggero che già parla di te. Ho trovato l'amore, la nuova forza di un cuore, pronta ad insegnarmi nuovamente a volare. Oggi ho regalato un pensiero, un amore sincero, nato quasi per gioco, ma dall'affetto sincero. Oggi ho reinventato il mio modo di amare, quando c'è un istante e respira l'amore. Oggi ho ritrovato quella voglia di agire, come fanno i bambini pronti a risalire. Oggi voglio volare in mongolfiera sul mare, come per ritrovare la paura di andare. Oggi incido nel cielo, quell'affetto sincero, come le stelle comete, felici di ricadere. Oggi ringrazio un cuore, un'amica, l'amore, pronto ad insegnarmi che puoi crederci ancora. Oggi aspetto che piova, una lacrima ancora che disegni quel volto di chi spera ancora.
Oggi ringrazio il destino, come sempre in salita, che continua a donare come sempre la vita. Giorgio, è bellissima. Complimenti a Marco Musso, che è autore di questa poesia. Ci ricordi il titolo? Lo scrigno del cuore. L'ho scritta ieri alle 18:20, se però proprio la devo dire tutta. Complimenti, veramente. Ecco, spero di averla letta con un certo tono e di non averla rovinata. Comunque, in tal caso vi consiglio di andare sul suo sito, dove troverete degli scritti molto intensi. Si chiama www.freemovement.com. Io ci andrò sicuramente, mi ha molto incuriosito. Molto bravo. Bene, siamo contenti, insomma, Giorgia, hai delle amicizie veramente interessanti. Presentaci qualcuno ogni tanto. No, comunque, se volesse intervenire magari più in là, su RMC 101, noi siamo ben lieti di ospitarlo. Certo, glielo dirò. Va bene. E poi Antonella, un secondo per i ringraziamenti. Mi sa che siamo arrivati proprio a quel punto lì. Esatto. Vabbè, vi ringrazio perché questo spazio mi sembra stato uno spazio molto aperto per me, nel senso che mi è stata data l'opportunità di dire tutto quello che mi passava per la testa. Insomma, penso che i nostri ascoltatori se ne siano accorti. Sì. Talvolta sono andata fuori dagli schemi, insomma, parole in piena libertà. Quindi so che suona strano in questo periodo dire che siamo liberi di dire e scrivere quello che pensiamo, però è l'esatta realtà. Siamo contenti di essere stati noi lo strumento attraverso cui hai potuto parlare. Infatti, poi insomma vi ringrazio anche per avermi permesso di lanciare i miei messaggi. E gli abbracci che non sono stati capiti, mannaggia, qui dovevo fare nome e cognome, però vabbè. E poi insomma volevo ringraziare per la pazienza gli ascoltatori della vostra città, ma ringraziare anche i miei amici qui a Roma che insomma ogni giorno erano davanti al computer ad ascoltarmi. Avevamo un pubblico da Roma senza saperlo. Sì, anche con un bel numero, Antonella. Bene, li salutiamo, dai, un saluto della nostra provincia, da Trapani. E poi Antonella volevo ringraziare te perché insomma mi hai lasciato spazio nella tua rubrica. Hai recuperato la linea quando cadeva, soprattutto quando ero sulle Dolomiti o sul parapendio, insomma sei stata bravissima. Ma io ti ringrazio, Giorgia. E poi vabbè, ringrazio il nostro direttore Giacomo Di Girolamo per la fiducia insomma che mi ha accordato, ecco. Beh, io mi unisco in questo a te perché anche io lo devo ringraziare, perché se io in questo momento sono qui davanti alla regia a condurre Giorni d'Estate è merito sicuramente suo e della direzione insomma che ci ha creduto. Sono io anche a dover ringraziare te, Giorgia, perché comunque hai aperto una bella finestra sul mondo ogni giorno all'interno di Giorni d'Estate, appunto, ci hai permesso di riflettere, mi hai aiutato tantissimo nella conduzione di questo programma, hai condiviso con me anche un po' l'emozione di questa prima esperienza. Io ti ringrazio tanto, sono felicissima di aver collaborato con te, spero, chi lo sa, magari che ci possano essere altre occasioni in futuro. Certo, lo spero anch'io. Dai, ormai mi dispiace, infatti, come dicevamo ieri, no? Mi dispiace un po' che adesso questo appuntamento delle 14 non ci sia più. Però infatti, io comunque lunedì ti chiamo lo stesso. Sì, noi ci sentiamo. Ti racconto qualcosa così da amica. Va bene, ok. Grazie Giorgia, grazie a tutti i nostri ascoltatori di Roma, allora. Grazie. Grazie a Giorgio Triani veramente di aver collaborato con noi, di aver avuto la pazienza, disponibilità, insomma, di dedicarsi anche ai nostri giorni d'estate. Noi ci risentiamo fra pochissimo.